mondo che mi ha fatto sentire una principessa. Per fortuna siete qua, ragazze, ho visto Maritza, non potete immaginare quanta ridicola. Dunque la decisione spetta a noi, la lasciamo ballare un po' tanto per illuderla, poi le diciamo che non ci serve, presto però, non voglio perdere tempo con quella stupida. A proposito, ho grandi progetti per Pablo, ma è un segreto per ora. Che c'è adesso? Ciao, come va? Ho parlato con la prof di educazione fisica, ha detto che anche noi possiamo fare la prova. Tieni, elefante, metti sul CD, però non te lo mangiare, eh? Grazie. C'è un piccolo problema. Non so proprio come dirtelo, dolcezza. Tu non puoi rimanere. Ti muovi in modo troppo banale. Sorry. Io l'ammazzo. L'hai sentita? L'hai... Io l'ammazzo per davvero. Brutta! No! Lasciala! Vieni qui! Ma guarda che disastro. Non so se ce la faccio. Non dirlo neanche per scherzo. Non ho mai subito una cosa simile. Picchiarsi come due camionisti. Guarda, mai stata così umiliata in tutta la mia vita. Attenta, così mi fai male. Felicitas, così mi distruggi i piedi. Senti, non sono una riflessologa. Faccio quello che posso. Meno male che me ne torno a casa. Mi serve un appuntamento con la massaggiatrice. Sono piena di nodi. Nodi e lividi. Aggressiva la ragazza, eh? Non insultare il genere femminile chiamando la ragazza è uno scaricatore. Tesoro, ma che fai? Vuoi ammazzarmi? Mi strappi le radici? Uffa mia, stai tranquilla. In fondo hai ottenuto quello che volevi. Maritza non è entrata nel gruppo. Se quell'imbecille vuole ballare, potrà farlo solo sulla mia tomba. Permesso? Stai bene? Come vuoi che stia? Dopo l'attentato di cui sono stata vittima. Guarda, non immagini quanto è difficile essere me. Felicita, scusi, mi fai male. Ah, Feli, ti sta cercando Manuel. Davvero? Dove? Dove? Non lo so, è lì fuori. Vai a vedere. Felicita, sì, mi hai massato. Felicia, amore mio! Topolino! Ciao ragazzi! Ciao mamma, come stai? Vieni, allontaniamoci, mamma, ma che bella sorpresa! Sei la barzelletta della scuola, guarda! Felicia, ti sembra questa la maniera di trattare tua madre? Che cosa ci fai qua, vattene? Bella la mia Maritza, è una vita che non ti vedo. Che c'è di male se vengo a trovarti in collegio? L'hai visto 5 giorni fa e poi prima di andare a casa devo fare una cosa. Va bene, su, ti accompagno. Mamma, senti, è possibile che tu non capisca che alle persone non piacciono gli impiccioni? No, su questo ti sbagli. Tutti quelli che mi conoscono vogliono stare con sì, mio Sì, certo, amore. Tutti i tuoi fan, però io sono tua figlia e ho una vita. Ah, ma come sei dura con la tua povera mamma. Non è che sono dura, ho bisogno di indipendenza. Ah, ma certo, è difficile. Sarebbe a dire? Problemi, perché tutta la mia vita è un problema. Dimmi che non ti è scoppiato il silicone. Ma cosa? Certo che sei proprio una carogna. Scusa, che ne so, pensavo fosse quello, vista la gravità. Che cos'hai? Cos'è? Non leggete i giornali in questo collegio? Ah, vuoi dire... La storia delle molestie sessuali, dici? Che cosa divertente, ma... Come puoi ridere di una cosa simile? Ma ti rendi conto che è una balla? È ovvio che è una balla, quel tipo è tarato, ma ti sei vista? Sei in decadenza totale, chi vuoi no, che ti molesti? No, figlia mia, sono nel fiore dell'età, io. Vedrai, lo citerò in giudizio. Ma chi? Il giornalista, no? Non ti rendi conto che vuole farsi pubblicità? Mi ha usato! Oh no, mamma, perché dovrebbe inventare uno scandalo? Perché sei così sicura? Perché l'ho inventato io, sì! Eh? Come hai potuto fare una cosa simile alla tua mamma, eh? Scusa, è che sai com'è? Inventano tante cose su di te. Una in più non sarà così terribile. Non è una in più, non è una in più, Maritza. Mi hai messo in un pasticcio terribile. E ora ti comporti da adulta e dici la verità. Va bene, ok, dopo vado in redazione e parlo col giornalista. No, carina, il giornalista no. Il giornalista no, adesso andrai dritta a casa di quell'uomo e gli racconterai tutta la verità. No, 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 mamma, per favore, chiedimi tutto. Lo devi fare, ti piaccia o no. No. Perché sono tua madre e questo è un ordine. No. Perché quel signore ha una figlia che mi tratta male. Smettila di parlare come una stupida. Che c'entra la figlia? Beh, lei... Scandisci le parole, non ti capisco. Dunque, lei... Ormai sei grande, avanti, sentiamo. Dunque, dirige il gruppo di ballo del collegio e non vuole farmi entrare perché dice che ballo male. Eh? Già. A mia figlia balla male? Sì. Come si permette? Non ci vede bene? E poi è anche prepotente. Oggi a scuola mi ha picchiato. No, 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 io non ci posso credere. Insomma, quel collegio è peggio di un carcere femminile. Per questo, mamma, non farmi andare in quella casa. Mi umiglieranno, ne sono sicura. E smettila di parlare come una stupida. Lo sai che mi urta? È chiaro che non ci andrai, cara. La verità gliela dirò io. E sta certa che quei due mi dovranno ascoltare. Altro che... Sta tranquilla, piccola mia. Ma non parlarmi così perché non lo sopporto. Sembri una bambina.
Direi che sei abbastanza grande.